Sì, siamo una piccola, piccolissima, diciamo così, fondazione di comunità alpina in mezzo alla montagna, in una regione che conta 123.000 abitanti, quindi potete immaginare, per noi era un onore ospitare, diciamo, la conferenza nazionale delle fondazioni di comunità, innanzitutto perché era un'occasione da non perdere. Eravamo, diciamo, diverso tempo, non ci incontravamo dopo la pandemia e quindi infatti l'affluenza dimostra che c'era la voglia proprio di rivederci. E quindi eravamo molto molto contenti di aprire le porte, diciamo così, della Valle d'Aosta a tutti i nostri colleghi. In secondo luogo, per quanto mi riguarda, essendo anche membro del Consiglio nazionale di Assifero, era un motivo in più di orgoglio di poter ospitare uno spaccato di quello che è la realtà della filantropia istituzionale in Italia. E quindi abbiamo detto subito di sì e ci siamo adoperati per, diciamo, quella accoglienza di questo elemento della filantropia che è fondamentale anche in termini, diciamo, di rilievo politico che la filantropia istituzionale e la filantropia di comunità sta assumendo.